perché arriva il secondo carro in gara quest'oggi. Salviamoci, gruppo costruttore, gruppo Pantelù. E il carro numero 2 per chi compila il modulo e per chi vota i carri in gara. Carro numero 2, gruppo Pantelù, salviamoci. I Pantelù hanno costruito l'oggetto materiale. Attenzione, retro. Ovvero l'arca, che ha permesso a noi. È un'associazione giovane, ha già partecipato a numerosi eventi in Italia e all'estero e intendono allargarsi anche fuori confine, quindi fuori dall'Italia, perché se lo meritano. Se lo meritano con le loro bellissime maschere e i costumi ispirati alla Venezia del 700-800. Bellissimi, fotografateli. Professoressa Rosa, che non c'è oggi ma ci sarà settimana prossima, un applauso ai nostri ragazzi che torneranno ancora dopo, ma da una compagnia teatrale all'altra. Perché andiamo al terzo carro in gara. C'era una volta, animato dalla compagnia teatrale dei Via Vai. Io vedo già del fumo. Via Vai. Vuol dire che mi sa che c'è qualche cattivo all'opera. C'è qualche cattivo all'opera. Diciamo che mentre arrivano i ragazzi, questo carro è un carro che vuole invitare i bambini a essere di nuovo creativi. Esatto. In un mondo come questo, in cui ci sono tanti social network, tante cose, tutte subito. Bravo. Istantanee, tutte subito. Ma vogliamo far tornare i bambini a immaginare i personaggi che vediamo qua su questo palco. E vedo già una cattiva col microfono in mano. Aiuto. Aiuto, no. Aiuto. Sta arrivando. Mamme e papà, un messaggio per voi. Abbiamo trovato un giubbino da bambino. Adesso si fermerà il trattore. Crema in via Brescia, San Bernardino, Angelo Agostino, Acconciatore in via Kennedy a Crema, Riviera Alpi Incendio in via Kennedy e la trattoria Le Villette, dove si mangiano i tortelli. Ricordiamo che la festa dei nonni, giovedì 28 febbraio, presso la casa albergo di via Giurla a Crema. Ma ora andiamo avanti con il gruppo boliviano, parliamo di con gli altri sponsor. Gruppo boliviano, danza Pugliai, giusto? Pugliai, giusto? Pugliai. Scopriremo come si pronuncia. Scopriremo. Sì, scopriremo. Intanto un po' di freschino, eh? La mezza manica. Il brivido della mezza manica. Oh, lei è in prima fila. Certo. Sono boliviane. E salutiamo il nostro amico, il gruppo boliviano. Guardate che belli i loro costumi, direttamente dalla Bolivia. Questo è il secondo giro di sfilata. Per dare ai poveri, arciere infallibile che con il suo arco poteva colpire qualsiasi bersaglio con precisione assoluta. Come dimenticare poi tutta la sua banda composta dagli amici Little John e Fratac e dalla sua amata Lady Marian, che abitavano l'accampamento segreto nel cuore della foresta di Sherwood e tendeva sempre imboscate alle carovane piene d'oro dello sceriffo di Nottingham a servizio dello spietato principe Giovanni. E per tutti coloro che non conoscevano questa storia, i Barabet presentano questo carro animato dall'oratorio di